Sono Marco Lepardi ed oggi vi parlerò dell'impiego dei calcestruzzi speciali per eseguire il restauro di una struttura in calcestruzzo armata come descritta nelle pagine da 183 a 185 del sesto capitolo del libro intitolato Diagnosi del degrado e restauro delle opere in CA. Ancora oggi la stragrande maggioranza degli interventi di restauro è eseguita con l'impiego di malte cementizie premiscelate industrialmente e o sostanze polimeriche in forma di liquidi che vengono iniettati all'interno del calcestruzzo o di vernici che vengono applicati sulle superfici. Di questi prodotti si parlerà nel capitolo 7 del libro. Oggi voglio invece parlarvi che con la dentro delle nuove tecnologie sono possibili nuovi sistemi di riparazione basate sull'applicazione di calcestruzzi speciali. Questo è dovuto al fatto che esistono delle norme sull'ambiente aggressivo cui le opere in CA sono esposte e soprattutto che sono avvenuti dei progressi nel campo della tecnologia del calcestruzzo. Esiste un prerequisito per l'impiego di questi calcestruzzi, e cioè che essi siano durabili. In altre parole, non possono avere la stessa durabilità del materiale impiegato in origine che si è degradato e quindi va tenuto conto dell'ambiente in cui l'opera da restaurare si trova per effettuare una riparazione impiegando un calcestruzzo durabile in quell'ambiente. Vi illustrerò ora tre requisiti essenziali di questi calcestruzzi durabili nell'ambiente in cui sono destinati, che possono essere impiegati per restaurare le opere degradate. Questi requisiti sono così sintetizzabili e rintracciabili nei vari paragrafi che seguono. 1. Primo requisito, facilità di getto. 2. Secondo requisito, semplicità della stagionatura. 3. Terzo requisito, assenza di ritiro igrometrico. Per quanto concerne il primo requisito, occorre notare che nella fase esecutiva del restauro, date le difficoltà operative per la messa in opera, si tratta di solito di mettere in opera calcestruzzi in spazi molto ridotti, 5-10 cm e con armature fortemente congestionate, occorre impiegare un calcestruzzo che sia facile da mettere in opera. Da questo punto di vista oggi esiste un calcestruzzo che si chiama calcestruzzo autocompattante, che non richiede, cioè, alcuna compattazione. In inglese è noto con il termine Self-Compacting Concrete o con l'acronimo SCC. Un secondo requisito essenziale per la riuscita di un restauro con un nuovo calcestruzzo riguarda la stagionatura della superficie del calcestruzzo subito dopo la sformatura. Di solito è necessaria una protezione dall'essiccamento del conglomerato per evitare che, perdendo acqua, si fessuri. Oggi questo problema è risolto con l'impiego di calcestruzzi che contengano uno speciale additivo chiamato SRA, che è l'acronimo di Shrinkage Reducing Admixture, cioè additivo riduttore del ritiro, che anche in assenza di stagionatura umida riduce i rischi di fessurazione da ritiro, spesso provocati da una improvvida cura delle superfici delle strutture appena scasserate ed esposte all'essiccazione. Con l'ausilio di questo additivo si può quindi contare su un calcestruzzo autostagionante, noto in inglese come self-curing concrete. Un terzo requisito decisivo per la riuscita di un restauro realizzato mediante getto di calcestruzzo riguarda la compensazione in tutto o in parte del ritiro.
Infatti, il ritiro del nuovo calcestruzzo impiegato per il restauro rispetto al vecchio calcestruzzo che ha ormai scontato tutto il ritiro crea un diverso movimento del nuovo calcestruzzo rispetto al vecchio ed è quindi fonte di distacco tra vecchio e nuovo calcestruzzo. Per questo motivo il calcestruzzo a ritiro compensato, noto anche come shrinkage compensating concrete a base di agenti espansivi, è impiegato in fase di restauro. A seguito dell'espansione contrastata dai ferri d'armatura, il calcestruzzo a ritiro compensato può essere individuato come un calcestruzzo autocompresso, cioè self-compressing concrete. Una combinazione di tutti e tre i requisiti sopra menzionati, autocompattazione, stagionatura umida e compattazione del ritiro, è realizzabile con il cosiddetto calcestruzzo 3SC, inteso come 3 Self Concrete, calcestruzzo 3 volte self, self compacting concrete, self curing concrete, self compressing concrete. Prima di concludere, vi ricordo di iscrivervi alla newsletter del nostro sito encosrl.it per rimanere informati sugli eventi che si manifesteranno sul nostro sito.